risotti, torte, cuochi con cuffiette, mascherine e guanti. Sembra la cucina di un grande ristorante al lavoro, come non accadeva da mesi. Un assaggio della normalità pre-coronavirus, quella che si è respirata all'interno delle cucine popolari di Padova. I protagonisti sono i ristoratori dei Colli Ugani, delle Tavole Taurilliane. Il distretto del food, che si sviluppa soprattutto a Torreglia da fine febbraio, soffre delle chiusure imposte per fronteggiare la pandemia, ma ha deciso di dare un segnale di ripartenza. Si ricomincia preparando pasti caldi per gli ultimi, per chi ogni giorno si presenta alle cucine popolari di via Tommaseo. Specialmente in questo periodo in cui noi siamo anche fermi in attesa di ripartire, abbiamo voluto appunto ci tenevamo a mettere la nostra presenza, specialmente per una causa, una buona causa come questa. Risotto con asparagi, pasta al sugo in bianco per far fronte a tutte le esigenze, pollo alla griglia, torte fatte in casa e macedonia di frutta. Questo è il menù servito grazie all'iniziativa sostenuta anche dalla provincia di Padova e dalla Caritas diocesana. I ristoratori di Torreglia sono pronti a partire. Questi mesi hanno segnato profondamente le loro attività. Siamo molto felici di essere qui con questa iniziativa che ci hanno dato con grande entusiasmo. Siamo venuti e ringraziamo tanto il Comune di Torreglia che ci ha dato questa possibilità. Speriamo sia di buon auspicio per il nostro appuntamento più importante, che è quello della riapertura. Speriamo che sia una riapertura imminente, perché abbiamo bisogno di fare rivivere un po' i nostri locali. Riaprire significa rilanciare il territorio, visto che le attività di ristorazione nei comuni dei Colli danno lavoro a centinaia di famiglie. Contiamo al più presto che ci sia questo via per noi, per le nostre famiglie, i nostri collaboratori, che sono tanti. Guardate che solo nel territorio di Torreglia 36 locali occupano 250 persone, quindi abbiamo davvero bisogno di avere questo segnale. Vi prego, aiutateci ad aprire.